Ciao e bentrovati sul canale Votate al Risparmio. Oggi ci occupiamo di come investire e far fruttare i tuoi soldi. Un modo con un rischio quasi zero con l'uso dei conti deposito. Ho scoperto per te i migliori conti depositi in assoluto del 2021 e con i bolli statali a carico delle banche. Grazie al risparmio che troverai in questa puntatona non ti rimane altro che iscriverti al canale Votate al Risparmio, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato o aggiornata su tutti i video che andrò a pubblicare in seguito e dopo la sigla con Votate al Risparmio al via anche con tanto ma tanto guadagno. Se sei una di quelle persone legate ad un solo conto corrente, ad una sola banca, che la tua sia comodità o pigrizia, ti dico subito che hai sbagliato e stai sbagliando. Hai mai sentito parlare della parola diversificazione in ambito finanziario? Cosa voglio dire? Prova ad immaginare se un giorno la tua famosa banca, unica banca, fallisse. Se la tua cara banca a cui sei totalmente fedele un giorno fallisse, dal 2000 ad oggi è successo a Banca 121, Banca Etruria, il crack del credito cooperativo fiorentino e tante altre. Tutte sono salite alle cronache come veri e propri scandali. Conti corrente temporaneamente bloccati e clienti truffati per tanti e tanti soldi e con i conti temporaneamente indisponibili. Ma anche più semplicemente, immaginati di avere una banca e viene sospeso il tuo conto perché è all'interno di un'indagine inerente al riciclaggio. O ancora meglio, facciamo finta che hai la migliore banca, non ti succede niente, non ti succederà mai niente, ma può capitare che un guasto per qualche ora ti limiti o ti blocchi per i tuoi movimenti all'interno del tuo conto bancario. Non riesci a pagare le bollette, non riesci a prelevare. È capitato e può capitare. Ma se invece di una sola banca hai tre o quattro banche, qual è la probabilità che tutte e tre o quattro abbiano problemi contemporaneamente e tu non riesca a fare operazioni da tutte quante? Te lo dico, è quasi zero. Quindi diversifica i tuoi soldi, diversifica il tuo rischio e annullalo. Se hai un solo conto e magari inizi a risparmiare, hai la fortuna che le tue entrate non ne hai così tanto bisogno e iniziano ad accumularsi i tuoi risparmi e magari hai superato le 5.000 euro in conto, è così? Ecco che allora a fine 2020 avrai senz'altro pagato le 34,20 euro dei bolli statali sul conto corrente con un saldo superiore alle 5.000 euro. Come evitare quindi di pagare i bolli sul conto corrente? Semplice, mai avere sul conto corrente tranne che per qualche giorno un saldo al di sopra delle 5.000 euro e non pagherai i bolli statali. Diversamente, se hai un conto che arriva a queste cifre e magari le supera, il consiglio è di aprire un altro conto e poi magari un altro ancora. Ovviamente tutti quanti gratis. Uno da poterti consigliare è sicuramente il conto gratuito a vita, così scrivono nel loro sito, che unito alla loro carta Mastercard è un portento. Ti offre il 3% gratuito sulle tue spese su Amazon. Puoi averlo riscattando i depositi effettuati sui limiti e convertendoli in un buono Amazon. Depositi anche di solo 10 euro. Oltre al 3% Amazon hai anche un bonus di benvenuto di 25 euro tramite il codice ANGESTAN96 che ti metto in descrizione al video. Riceverai 25 euro semplicemente inviando un bonifico di almeno 250 euro da mantenere in conto anche solo per 2 giorni. E dopo 30 giorni vedrai i 25 euro nel tuo nuovo conto. Ma il dubbio che dovrebbe sorgerti a questo punto è: ma quindi devo tenere 4.990 euro su un primo conto, altri 4.900 su un secondo, su un terzo ancora? Ma così facendo non è uno spreco di capitale? È veramente una cosa conveniente avere 4.900 euro sui Limiti Bank, 4.900 su Inge, 4.900 su Widiba e su tante altre banche gratuite che ti consiglio? Ovviamente sì, è uno spreco assoluto di risorse e di possibilità finanziarie incredibile. Quindi, anche ammettendo di avere una decina di conti correnti gratuiti come ha il sottoscritto,
Non ti consiglio ovviamente di tenere i tuoi soldi in tantissimi conti correnti. Lasciare così tanto capitale in espresso sarebbe veramente, ma veramente uno spreco. Quindi vediamo insieme quali sono le migliori occasioni di conti deposito per il 2021. I conti deposito, si sa, sono come il latte. Esiste quello intero, quello scremato, quello parzialmente scremato. Ecco che anche i conti depositi ne esistono di vincolati, semivincolati e liberi. Metti i tuoi soldi in questi conti e il capitale aumenta. Nel caso del libero puoi togliere i soldi in qualsiasi momento, basta un bonifico che arriva in un paio di giorni e hai tutti i tuoi soldi sempre disponibili. Nel semivincolato hai una quantità di giorni in cui devi richiedere anticipatamente per sbloccare i tuoi soldi. Alcuni conti ti richiedono 32 giorni, altri 30, altri 33. È semplicemente un ricordare che fra 30 giorni, fra 33 giorni ho bisogno di quella cifra e quella cifra ti arriva senza problemi e senza andarti a creare penali sul vincolo. Esistono poi anche altri conti deposito dove il vincolo che scegli tu a 6 mesi, a 3 mesi, a 1 anno, a 2 anni, a 4 anni non può essere tolto, non può essere prelevato o se lo prelevi in anticipo può crearti una qualche penale o magari andarti a annullare quelli che sono gli interessi dell'1, del 2, del 3% che hai sul conto. Quindi ti esorto ad aprire uno o più conti deposito oltre ad avere uno o più conti correnti. E siccome sarebbe veramente ma veramente assurdo togliere soldi da un conto corrente per non pagare le 34,20 euro di bolli statali, per poi andarli a piazzare su un conto deposito, ne esistono di tanti, ma di tantissimi, ma una buona fetta di loro ha comunque sia lo 0,20% di bollo sul capitale e quindi uscirete dalle 34,20 per finire sullo 0,20% comunque sia di bolli governativi da pagare. Ecco che Votati al Risparmio ha selezionato per te la migliore selezione del momento di conti deposito senza bolli governativi, ovvero i bolli governativi ci sono ma li paga la banca e quindi per te hai soltanto il tasso di interesse e soltanto il tuo capitale che ti ritorna a scadenza o se liberi pronte in qualsiasi momento. Ricapitolando, meglio riuscire a scovare conti deposito anche all'1, al 2, al 3% lordo annue per 18, per 36 mesi, per qualcosa in più, ma con i bolli non a carico tuo. Cosa importante è sempre accedere e sottoscrivere conti deposito come altrettanto conti correnti che facciano parte del fondo interbancario e che quindi abbiano un'assicurazione e una tutela dei depositi fino a 100.000 euro. Vediamo adesso tutta una serie di conti deposito partendo da Cassa Rurale di Renon 4 More con conto deposito libero per passare a Guber Banca Deposito 102 deposito vincolato per andare a Sì Conto Deposito di Banca Sistema, salire a Igea Digital Bank con conto deposito BIT ed infine vediamo a schermo Banca Progetto perché nella vita ci vuole un progetto. Con un conto deposito a 12 mesi all'1%, il regime è semilibero e soldi richiamabili in 32 giorni. E allora vediamoli questi conti correnti con i bolli a carico delle banche. Se ti piacciono le bionde, ecco che con 4 more il conto deposito di Cassa Rurale di Renon, Reika Richten, è uno dei migliori conti deposito liberi con capitalizzazione allo 0,50% lordo. Eccoci a schermo, Cassa Rurale di Renon, società cooperativa, conto deposito 4 more, Reika Richten, deposito a risparmio libero, investimento flessibile a zero spese, il deposito a risparmio è gratuito e il capitale accumulato è disponibile in qualsiasi momento, integrazione con il proprio conto corrente. Zero spese, nessun versamento minimo, versamento e prelievi sempre possibili, capitalizzazione annuale degli interessi. Ti sembra poco avere solo lo 0,50% lordo annuo? Considera che i tuoi soldi sono liberi e li puoi riprendere in qualsiasi momento, tutti o in parte. Ecco che saliamo allo 0,75%, in questo caso con un vincolo a 12 mesi, con Guber Banca e il suo deposito 102. Puoi avere l'1,25% con vincoli a 24 mesi e così via a salire. Passiamo adesso a Guber Banca col deposito 102, tassi fino al 2%, per importi pari o superiori a 5.000 euro. Calcola il tuo rendimento
ed impostando 5.000 euro a 12 mesi abbiamo quasi 28 euro di interessi, 92,50 euro a 24 mesi, 370 euro con 60 mesi, 2% lordo. Vediamo banca sistema, sì conto deposito, interessi a partire da 3 mesi 0,10% fino ad un massimo di 120 mesi al 2,10%. Banca sistema, zero spese con imposta di bollo allo 0,20% a carico della banca. Passiamo a Igea Digital Bank, privati, conto deposito. Vediamo il conto deposito BIT, imposta di bollo a carico della banca, possibilità di svincolo anticipato, 3 mesi 0,40%, a salire un anno 1%. Ecco banca progetto. Richiedere conto progetto è facile, bastano pochi minuti e qualche click. Inserendo la cifra per l'investimento, inseriamo una cifra di 5.000 euro, durata 12 mesi, calcoliamo 50 euro di rendimento. Apri il tuo conto con documento d'identità, codice fiscale, numero di cellulare, coordinate bancarie di un conto corrente di appoggio. Rendimento certo attivo in 24 ore. Importo minimo previsto 500 euro. Per gli amanti delle cose semplici, inoltre, ti dico che alcuni conti correnti ti permettono contemporaneamente al loro interno di aprire anche conti deposito. È il caso anche di Banca Illimiti, che ha i suoi conti deposito, ma in questo caso i bolli governativi sono a carico tuo. Diego, questo video è fatto apposta per te. Quindi da te mi aspetto un like, un saluto e alla prossima!